Ciao a tutti e bentornati sul canale. Sono tornata con un What I Eat in a Day che so che vi piacciono tanto. Questo è il numero 6, quindi vi mostro quello che ho mangiato in un giorno. Partiamo subito dalla colazione. Sto iniziando di nuovo a mangiare la mattina lo yogurt. Questo yogurt greco non ne mangio tantissimo, un pochettino con la frutta, tanta frutta, fragole e frutti di bosco. E ovviamente per essere più golosa questa colazione ci aggiungiamo due biscotti pan di stelle per ingrassare un pochettino. Poi ultimamente sto facendo questo esperimento con i frutti di bosco. Metto in un bicchiere dei frutti di bosco una bustina di tè e dell'acqua calda e il tè viene aromatizzato ai frutti di bosco. È veramente buonissimo, provatelo. E questo è uno dei tè che appunto faccio la mattina. Ovviamente un cucchiaino di zucchero non può mancare, o miele se lo avete, quello che preferite. E questa è la mia colazione. Invece per pranzo, una cosa molto veloce e semplice, ho preparato delle tagliatelle con pesce, quindi pesce, pomodorino e rucola freschi. Ho fatto semplicemente soffriggere il pesce con un po' di olio e di aglio e poi infine, quando metto la pasta all'interno del pesce, ci aggiungo anche i pomodorini e la rucola, che devono rimanere più o meno crudi. E questo è il mio pranzo. Come ben sapete, chi mi segue da tanto sa che io mangio solo il primo a pranzo e non mangio il secondo. Quindi passiamo direttamente alla merenda. Il mio snack sono questi due toast che ultimamente sto mangiando in questo modo, invece della Nutella. Io mangio i toast sempre con la Nutella. Ci sto mettendo sempre lo yogurt greco bianco normale con un po' di frutta sopra, quindi frutta di stagione. In questo caso avevo le fragole e la banana e vi assicuro che è buonissimo. È uno snack sano e anche light. Ovviamente non sono una nutrizionista, questo è solo quello che mangio durante il giorno, non voglio dare consigli alimentari a nessuno, vi faccio semplicemente vedere quello che ho mangiato. Cena invece preparo delle patate bollite che andrò poi a schiacciare con lo schiacciapatate e verranno in una maniera molto particolare, secondo me adatta più ai bambini. Se volete far mangiare le patate ai bambini in maniera più simpatica o più golosa, quindi le lesso queste patate e poi le vado a schiacciare nello schiacciapatate e vengono fuori questi serpentini di patate che creeranno appunto quella crosticina nel forno che le renderà molto croccanti e particolari. Le vado a condire con un po' di prezzemolo, sale e del pan grattato e vengono veramente una delizia. Spero che il mio What I Eat in a Day vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in su. Se volete altri video, fatemelo sapere giù nei commenti. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Mi raccomando, iscrivetevi al canale!